Salve a tutti da Lorenzo Avello, nel video di oggi andiamo a fare un unboxing un pochettino diverso dal solito. Un utente poco tempo fa, un po' per scherzo e un po' per sfida, ci ha contattato chiedendoci perché non fate l'unboxing di un orologio Rolex. Beh, noi possiamo dire che abbiamo preso abbastanza sul serio quanto ci ha detto e siamo appunto qui con un modellino di un orologio Rolex. Come potete vedere e come vi è stato anticipato sulle nostre pagine social network, il modello in questione è appunto un Rolex GMT Master 2. Come potete vedere, qua è presente ancora nel sacchettino, proprio come vi viene consegnato all'interno di un qualsiasi Rolex store. Detto questo, possiamo procedere con la nostra apertura. Tiriamo fuori la nostra scatoletta dal sacchettino. Ovviamente, come potete apprezzare, il sacchettino è brandizzato Rolex, quindi per chi volesse conservarlo e farlo vedere alla propria fidanzata può tranquillamente farlo. Ecco qua, abbiamo la nostra scatola. Questo qui è il package Rolex del nostro orologio. Come potete vedere, è molto semplice, pulito e evidente, come è evidente, con il nostro logo Rolex stampato di fronte. Detto questo, possiamo procedere con l'apertura. In questo caso, siccome l'orologio ve lo fanno provare prima dell'acquisto, il pacchetto non è sigillato, quindi basta semplicemente andarlo ad aprire. Andiamo a raddrizzarlo. Giriamo il tutto e facciamo tac. Allora, come potete vedere, abbiamo la nostra scatoletta. Abbiamo poi un tagliandino su cui sostanzialmente ci sono alcune specifiche tecniche, quale il materiale, dati sull'azienda che appunto ha importato il prodotto e vari scartoffi. Poi abbiamo questa busta in velluto, brandizzato ovviamente. Abbiamo un piccolo librettino di guida, un manuale sostanzialmente in lingua italiana, completamente in italiano. E poi un altro manuale della garanzia in questo caso, multilingua. Detto questo, possiamo appunto mettere da parte questa roba e rimostrare il nostro orologio. Abbiamo all'interno della scatola sostanzialmente anche il panno per pulirlo. Di ordine. Abbiamo il panno per pulirlo. Qui abbiamo una tessera che indica, se riesco ad andarvela a prendere, una tessera che indica altre specifiche del modello in questione, ovvero come il numero di serie, in che store è stato acquistato e quant'altro. Perché, come vi dico adesso, ogni orologio Rolex, essendo comunque un gioiello a tutti gli effetti, qualcosa di inusuale e molto lussuoso, ogni acquisto è completamente registrato, anche appunto per garantirne l'originalità. In questo caso, ovviamente, è 100% originale. Detto questo, non c'è altro all'interno della confezione, a parte ovviamente il nostro gioiellino. Come potete vedere, in questo caso ha un cinturino di acciaio, un quadrante black and blue, ovvero una parte blu e una parte nera. Il modello in questione, non vi ho ancora detto, ha un prezzo di circa 7.300 euro ed è uscito poco tempo fa.
andiamo a risistemare il tutto nella sua confezione. E direi che abbiamo finito. Detto questo, io vi saluto, vi invito a seguirmi sui canali social che abbiamo appositamente attivato per voi e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Ciao a tutti, a presto da Lorenzo Avello.